andremo a parlare con la nostra ospite di questo momento anche di questi argomenti di quali parlavamo prima. Abbiamo richiamato il fascicolo fabbricato eccetera, ma intanto andiamo a salutarla perché abbiamo molte cose da ragionare con lei, la nostra oltre che ospite anche amica, mi permetto di dirlo, Patrizia Prestigio. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, ci mancherebbe altro, non lo dicesse che siamo amici. Allora, comunano varie passioni. Assolutamente, varie passioni, alcune che ci fanno anche soffrire di recente, ma stendiamo un veletto più. Che sia Roma, ma in realtà sono gli animali. Patrizia, persona che non solo deve rispetto per i cittadini e per chi sia a fianco umanamente, quindi devo dire ed è giusto riconoscerle una grande carica umana, ci arrivano dei messaggi al nostro numero, la contraddistingue in tutti i suoi atteggiamenti, una grande passionaria, uno è un messaggio che fa un discorso politico quindi non ve lo leggo, però insomma un messaggio che fa una riflessione sul fatto che c'è chi fa il commesso alla Camera e guadagna un sacco di soldi e c'è gente che è costretta a visitare i cassonetti. Questo è un discorso troppo complesso da affrontare, questo numero sono quelli che prendiamo atto di questo messaggio. Poi Felice Rossi ci scrive dicendo il vigile fuoco sul corpo più degno, più onesto. Io voglio dimostrare questo, non lo so se è il più onesto, ovviamente che Patrizia Prestigio va seguendo i sogni, appunto, che bisogna sempre inseguire i sogni, ma sicuramente si candidò, questo non c'è suo tempo dubbio, ripeto, l'ultima domanda come candidato orgoglio personale, avendo fatto militare il vigile fuoco, avendo militato nel loro corpo sindaco e quindi abbiamo avuto un'evoluzione, sono molto legato, però Patrizia sta un però scoperto il tipo di preparazione. Ho fatto l'addestramento di 3 mesi, diversamente da tutti gli altri militari, per imparare delle cose fondamentali, proprio per aiutare a prestare soccorso, nel caso affrontare le situazioni di emergenza. Questo è il pregio principale a fare confronti aperti del corpo di fuoco, lo dico pare che si stia anche organizzando meglio, un grande sindaco, sempre meglio, perché uno dei nostri dopo grosso io una serie. Allora, dicevamo prima, vorrei andremo a parlare con chi invece l'ha sostenuto. Io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha sostenuto, momento anche di questi argomenti, e per questo che prima abbiamo richiamato il fascicolo fabbricato eccetera, ma intanto andiamo a salutarla perché abbiamo dire molte ma cose ormai da è passato, ragionare con e lei e pensiamo invece oltre che ospite e tu Patrizia stai mi permetto di dirlo Patrizia Prestigio, Patrizia buongiorno, organizzato buongiorno, da Duterni, no? Che il convegno ha come tema la riscossa dell'associazionismo. Allora, però questo assolutamente varie passioni, alcune che ci fanno anche soffrire di recente, ma stendiamo un letto dell'insedia politica di Francesco Rutelli per la prossima Roma, cioè il progetto politico per il lancio della rinascita della capitale. Allora, dici intanto per tu i cittadini lì, e per chiunque restia a fianco, cioè, che umanamente, c'è, quindi che danno le devo dire ed è giusto di Ostia, riconoscerle una grande dire, no, carica forse umana vuole rinascere, non lo so, che lo devi dire tu. La o si vive ancora in tutti i suoi atteggiamenti di una grande di passionaria pronta a battersi anche controcorrente. Guardate, mi avete comunque, chiamato, giusto l'altro giorno diciamo il giornalista della si scroscia come scroscia perché a volte i sogni vengono contro mano e quelli che sono programmati, cioè. Però insomma se li alza finché esatto, no, io voglio ricordare per chi non se lo ricordasse naturalmente che Patrizia Prestigio proprio inseguendo i sogni, appunto, che bisogna sempre inseguire i sogni, si candidò a suo tempo anche come candidata nelle primarie a sindaco di Roma, purtroppo non abbiamo avuto Patrizia Prestigio come sindaco e quindi abbiamo avuto un'evoluzione leggermente diversa. Oggi però Patrizia sta io poi sarò una mia scelta perché oggi c'era quale? Sapete al brancaccio fate voi kermesse dei presidenti nel caso di Marino io sono pronto a fare confronti aperti con chiunque, lo dico con una battuta, più che un grande sindaco abbiamo avuto un grosso sindaco, poi dopo grosso io ho una serie di cose da aggiungere, ma vorrei proprio confrontarmi con chi invece l'ha sostenuto. Io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha sostenuto, intendiamoci, è per questo che sono particolarmente innervosito, dispiaciuto e seccato, come si suol dire, ma adesso ormai è passato e pensiamo invece al futuro. E tu Patrizia stamattina stai partecipando a un convegno, se non sbaglio a Ostia, sì, organizzato da Rutelli, no? Che il convegno ha come tema la riscossa dell'associazionismo civico, però questo convegno è uno dei passi, diciamo dei piccoli passi dell'iniziativa, potranno essere grandi alla fine, dell'iniziativa politica di Francesco Rutelli per la prossima Roma, no? Questa iniziativa politica, cioè
il progetto politico per il rilancio della rinascita della capitale. Allora dici intanto da un territorio tu che sei lì, che sensazione hai, cioè che partecipazione c'è, che risposta danno le associazioni, i cittadini di Ostia, tra l'altro Ostia voglio dire no, forse vuole rinascere perché avrà bisogno di un periodo di decantazione, o si vive ancora un po' più lungo nelle macerie di una sorta di day after lì, c'è da mettere un po' di ordine, c'è da rimettere un po' di ordine. Come mi avete chiamato, stavano intervistando il giornalista colpo della di mano, perché in qualche modo dovranno diciamo, appoggiarsi, diciamo, avere fiducia che qualcosa cambi senza scendere. Lo vivono secondo te come un momento per togliersi una responsabilità e affidarsi a qualcuno che possa fare di più, o avrebbero voluto poter dire la loro ancora una volta? Faticosa anche da rispondere. Quelli che sono emersi dalle inchieste, c'è poco da dire, cioè giusto rispondere a questi impegni con voi e con gli ascoltatori. Io poi sarò una mia scelta, perché oggi lì è passato in tanti termini ad avere al brancaccio una sorta di pulizia, kermesse dei presidenti così forte, c'è poco da dire, ancora in piedi, diciamo che una fase che ha travolto Roma ha detto più politica del mio partito, ma sai, io già ho detto prima, da ieri è una cosa importante, ho parlato di Roma, quindi oggi ho voluto andare a ascoltare la voce dei cittadini, che sono tanti, sono numerosi qui morale, a Ostia, sono anche un po' arrabbiati, tanti che hanno anche amato tanti film, no, lo sapete, nelle sale cinematografiche, le loro dirigenti hanno denunciato uno sulla malattia ad Ostia, insomma, è chiaro che è necessario che ci dica un prefetto, ma il mare di Roma, noi che abbiamo fatto del mondo, quello che fa paura e impressione, perché poi il turismo di Ostia è un turismo molto vitale, è un turismo che il territorio di Ostia è molto vitale. Io poi ho fatto l'assessore al turismo, lo sapete, e la cosa che mi lascia più impressionata è politica da un territorio sondaggio che ricordiamo emerge che voterà praticamente quasi il 60% dei turisti non maturi, cioè quelli che non erano insomma vezzi a perché avrà bisogno di un periodo di decantazione forse un po' più lungo, perché vedevano Roma, appunto, c'è da mettere un po' di ordine, c'è da rimettere un po' di ordine. È vero che il mare di Roma Patrizia sta a 20 chilometri dal centro di Roma, però diciamo non si è mai fatto molto, eppure diciamo, appoggiarsi, diciamo avere fiducia che cosa cambi senza scegliere. Lo vivono secondo te come un momento per togliersi una responsabilità e affidarsi a qualcuno che possa fare di più, io mi sento, avrebbero voluto poter dire la loro ancora una volta, non lo sai neanche per colpa loro, non lo sapevano, non erano informati quali che magari venendo giugno, a luglio, a settembre potevano dire, anche andare, cioè, a cenare una sorta sul mare, cioè, alzi la mano, questa cosa non era entrata bene, ci sono state le grandi contraddizioni per questo territorio che è molto bello, ma anche adesso iniziano a vedere i risvolti negativi all'essere di fronte a un territorio che ha una grande forte imprenditoria da dire, insomma, poi c'è lì, insomma, di cose ne sono uscite anche abbastanza, diciamo che è una fase di decantazione, come ha detto, al di là che possiamo discutere, come è stato detto prima, insomma, è una cosa importante, cioè come si fa molto a dire che non ci deve essere una, va molto vicino alle esigenze dei morali romani, insomma, ma a parte quello sono emersi comunque va detto Patrizia, non so se tu sei d'accordo con me, che a un certo punto forse si è concentrata l'attenzione su Ostia e su quel territorio, l'ex municipio oggi decimo, su grandi progetti di trasformazione, riguardo era stato coinvolto qualche grande nome dell'architettura italiana mondiale, il territorio di Ostia, grandi progetti, ma poi si era un po' allentata l'attenzione sul quotidiano del territorio di Ostia e quindi la gestione della cosa. Ci sono stati anni in cui tutto questo è venuto un po' meno. Io poco fa stavamo parlando, cara Patrizia, del fatto che l'amministrazione, questa è lì con Utelli, giusto appunto, l'amministrazione Rutelli, quando c'era l'assessore Montino, aveva proposto di fare il fascicolo fabbricato, no? Che sarebbe stato tanto utile oggi, no? È vero che il mare di Roma per questa sta ed è a 20 km dal centro di Roma, soprattutto non si è mai fatto, era un'amministrazione che era molto attenta, molto sensibile ai problemi concreti, turismo lì, proprio i problemi con voi. Dopodiché mi sembra che sia un po' allentata questa attenzione, anche questa attenzione che era una traiezione, ci sono delle cose bellissime a Ostia, per cui dovrebbe essere ero stato invitato, io mi sento, ma non si riusciva ad attrarre, ho declinato l'invito perché era un po' troppo lontano da casa e ho fatto nella mia vita sempre un po' troppi chilometri per andare al lavoro, a settembre potevano anche andare a cenare
certo, funzionare. Ma non avevo male. Idea che ci fosse quella situazione. Non era entrata bene. È forse è stato un bene che non ci sia andato, perché mi sarei trovato in questo territorio che è molto bello, ma è uno tsunami, cioè uno tsunami, perché sai con lo tsunami porta via tutto, anche il buono. Territorio che ha una grande. Allora non ti sembra che questa attenzione, ma non vale solamente per il territorio di Ostia, imbarazzanti sui problemi concreti della città e sull'etica di quello che avviene nella futura realtà si sia un po' allentata, ma non adesso con Marino, figurati, non adesso con Alemanno, ma diciamo da un po' di tempo a questa parte, mettiamola così. No, non hai questa sensazione. Assolutamente sì, ma guarda, tu parlavi dei grandi progetti, non so se tu sei d'accordo con me, che a un certo punto forse si è concentrata l'attenzione su Ostia e su quel territorio dell'ex Trevigiano decimo, su grandi progetti di trasformazione. Ricordo che era stato coinvolto aprire un grande casino a Ostia con l'italiana mondiale, a livello mondiale, grandi progetti, ma poi si era sembrato un po' allentata l'attenzione sul quotidiano del territorio di Ostia, quindi la gestione della cosa. Ci sono stati anni in cui tutto questo è venuto un po' meno. Io poco fa stavamo parlando l'amministrazione di insediamento costante e persistente, l'amministrazione Rutelli, quando c'era l'assessore Montino, aveva proposto di fare il fascicolo fabbricato, no? Che sarebbe stato tanto utile oggi, visto quello che succede, esatto, ed era subito dopo. Adesso siamo nuovamente a questa situazione. Era un'amministrazione molto attenta, molto sensibile ai problemi concreti, proprio problemi concreti. Insomma, sono quelli che mi sembra che si sia un po' almeno 10 anni che questa città attenzione, anche questa attenzione, che non vorrei entrare troppo nel dettaglio, però tanto non ci interessa in questo momento. Ci interessa invece, ero stato invitato qualche tempo fa, no, ci sono programmi del municipio di Ostia, ho declinato l'invito perché era un po' troppo lontano da casa. Ti voglio fare una domanda, nella mia vita sempre un po' troppi chilometri per andare al lavoro e quindi ho declinato l'invito, ma non avevo idea che alcuni anche sui social eccetera danno un po' per scontato. È stato un bene che non ci sia andato comunali romane, mi sarei trovato la vittoria del Movimento 5 Stelle, leggevo ieri questo sondaggio che dava il 30%, il centrodestra al 2009. Allora non ti sembra che questa sembrano numeri un po' a caso, sinceramente, ma non vale solamente qualche campione eccetera eccetera sui problemi concreti della città e sull'etica, ti danno un po' per scontato il fatto che poi al ballottaggio sia un po' allentata, ma non adesso con Marino, figurati, non adesso e che poi con Alemanno, ma insomma da un po' di tempo a questa parte, mettiamola così. Il ballottaggio, no, come tu sai, Patrizia, è una sorta di lotteria, sì, ma lo ricorderebbe proprio, proprio Rutelli se lo ricorderebbe, perché quando si è candidato l'ultima volta era arrivato al 48,5% e poi non ce l'ha fatta. Allora è una lotteria. Questa lotteria secondo te ha un risultato già scontato o pensi che la partita sia ancora tutta da giocare? Tu mi dirai, sono qui a aprire un bel casino a Ostia con se sei una partita da giocare, ma al di là del cinismo della volontà, la ragione, cosa ti dice? Perché non volessi, come dire, un grande investimento ad Ostia, perché tu sai che quando la terra di affari, di malaffare, fare operazioni del genere, secondo tanti tutti amano, si rischia riciclaggio di denaro, si rischia un insediamento costante e persistente di delinquenza organizzata. Politica morale è una cosa evidente, di Formula 1 all'euro, piuttosto che di casino ad Ostia, era primitivo, tutti i torti non l'avevano, grazie a Dio poi era saltato tutto. Sì, vabbè, quella della Formula 1 all'euro era in realtà sede di insomma, sono almeno 10 anni dire che questa città non ha ciò di cui ha bisogno. Non vorrei entrare troppo nel dettaglio, però tanto non ci interessa in questo momento. Ci interessa invece per i programmi futuri, no? Ci sono programmi futuri su questa città sui quali ci si sta misurando. Allora ti voglio fare una domanda elettorale, mettiamola così. Alcuni sondaggi, alcuni anche sui social eccetera, danno un po' per scontata alle prossime elezioni comunali romane la vittoria del Movimento 5 Stelle. Leggevo ieri un sondaggio che dava il 5 Stelle al 30%, il centrodestra al 29% e il PD al 28%. Mi sembrano numeri un po' a caso sinceramente, però bisogna vedere qual è il campione eccetera eccetera. Comunque tutti danno un po' per scontato il fatto che poi al ballottaggio andrebbe il Movimento 5 Stelle con chiunque esso sia e che poi è molto probabile che vada a vincere. Allora, la domanda che ti faccio,
Senti, il ballottaggio, come tu sai, Patrizia, è una sorta di domanda che ci ricorderebbe proprio Rutelli, ma era un po' con noi anche, perché c'è un po' di domanda, era arrivata al 48,5% e poi non ce l'ha fatta. Allora, è una lotteria. E ti dicevo, quindi, questa lotteria, secondo te, ha un risultato già scontato o pensi che la partita sia ancora tutta da giocare? Tu mi dirai, sono qui, come fai a chiedermi questa cosa? Se sei lì è perché pensi ci sia una partita da giocare, ma al di là dell'ottimismo della volontà, la ragione, cosa ti dice? Ha parlato un minuto, sono abituata a soffrire, quindi mi sono fatta le ossa, nel senso che non posso realmente tanto questo cittadino, la singola situazione che ascolta tutti, ma questa è una caratteristica dall'essere ancora sul petto, come si dice. Io devo dire che abbia avuto una grande rivincita politica e morale, è una cosa evidente, perché poi alla fine Rutelli, non per ragioni che conosce Roma come lui, non so per quale motivo ai romani poi non è stato così simpatico come avrebbe pensato, essendo stato io sono pronto a sottoscriverlo, ma anche a dimostrarlo con i fatti, che è stato il miglior sindaco di Roma del dopoguerra, ma forse anche di prima, forse anche di prima. No, lui dice sempre, ah, Manhattan amministrava una città che rispetto alla Roma che amministrava Rutelli era nulla, era un paesotto, diciamo, in confronto, no? E per cui io, facendo fuori da questo ragionamento, Petroselli, che oltre a essere un eccellente sindaco, però è stato consegnato, diciamo, al mito da una morte prematura, quindi, però diciamo, Rutelli, però non c'è stato questo film con i romani, però io ricordo avendo gente dell'amministrazione, lui come sindaco, quindi rapporti molto precisi, io ricordo che ogni volta che c'era una riunione Rutelli arrivava informatissimo su tutto e sapeva tutto ciò di cui si stava parlando, cioè uno che conosce i problemi e la città, e poi ascoltava anche le opinioni di chi doveva dare le soluzioni, né con le soluzioni preconfezionate come faceva qualcuno, né con arrangiate di trovare le soluzioni come faceva qualcuno internazionale. Insomma, mi sembra che queste proprio sono le caratteristiche del grande sindaco. Non saprei che cosa deve essere una domanda che ci serve sindaco per organizzarci. E d'altronde tu puoi rimanere un po' di quell'amministrazione. Io ho un po' di domande, tutti quanti. Qualcuno ci ha visto. Allora, ti stavi dicendo, scusa. E ti dicevo, quindi, come ti ricordai, il padrone della maratona di Roma, poi diceva, ma noi quando abbiamo ripreso la maratona di Roma, e Rutelli mi chiamava il giorno dopo che c'erano ancora in atto con grande competenza, dovevano segnare rispetto a sentendo ancora c'erano essendo stato io sono pronto a sottoscriverlo, ma anche a dimostrarlo malconcio, che è stato il miglior sindaco di Roma del dopoguerra, ma forse anche di ruolo. No, lui dice sempre, ah, Manhattan amministrava una città che rispetto alla Roma che amministrava Rutelli era nulla, era un paesotto, diciamo, in confronto, no? E per cui io, facendo fuori da questo ragionamento Petroselli, che oltre a essere un eccellente sindaco però è stato consegnato, diciamo, al mito da una morte prematura, non c'è stata però questo film con i romani, però io ricordo, avendo lavorato a fianco di Rutelli, io come dirigente dell'amministrazione e lui come sindaco, quindi rapporti molto precisi, io ricordo che ogni volta che c'era una riunione Rutelli arrivava, ecco, formatissimo, tu hai tutto e sapeva nominato ciò di cui stava parlando, cioè uno che sfiorato i problemi induci a farti una domanda visto nominato Marino, tu hai avuto tra virgolette, né con le soluzioni preconfezionate di non entrare nella squadra del Marino, no? Che pure, voglio dire, pure Marino qualcosa ti doveva, mi sembra, no? Per il sostegno leale che gli ha dato leale sindaco, non saprei che cosa deve essere altrimenti un grande sindaco in campagna, e d'altronde forse risultati con l'amministrazione, forse però avrebbe avuto tutti quanti qualche obbligo nei tuoi qualcuno ci avrebbe rendite, no? Però tu hai avuto la politica purtroppo, lo sappiamo, lo sappiamo, però diciamo alla fine questa cosa si è rivelata una fortuna, per cosa però col senno di poi, col senno di poi, quindi conoscendo tutto lo successo, tu pensi oggi che una squadra diversa da quella che aveva messo su Marino avrebbe dato risultati tali da poter concludere il mandato del sindaco evitando il disastro che c'è stato? Pensi che è il problema della squadra? Io la sera, allora, poi dicevo che ero una pazza che tornavo a casa alle 2 di notte, io facevo il giro dei parchi giochi, che erano insomma quelli frequentati, allora sicuramente sono le zone che devono essere più, fanno vere entrambe le cose, se manca un buon allenatore la squadra
quale Marco Gioca non fosse in condizioni adeguate per raccogliere i bambini il giorno dopo, e se trovavo il carattere la mattina dopo hanno dolori, il dubbio sarà stato un bravo medico, è una questione di però certo, di attenzione, ma è proprio di ruolo, il ruolo poi, impone questa attenzione. Ma fatto Marino, che è un errore politico, ma questo ha avuto anche parte del mio tempo, che ho verificato la vita privata e che aver posizione della comunità. Lui che viene eletto, al secondo cielo, ma come anche vi ricordate, c'è stata la della Torre Romana che può andare a votare della sua giunta, vuol dire che già metà questo tipo di attenzione, non c'è stata più la votare alla pura minuta del territorio, come invece c'era stata quanto vedi Rutelli, no, i suoi assessori hanno una grande chance a curare quel tipo di controllo del territorio, della metà dei romani, tu avevi l'obbligo, che non c'è la prima, scusami, tu hai nominato Marino, che prima avevamo sfiorato appena, mi induce a farti una domanda. No, Marino. Tu hai avuto, tra virgolette, la fortuna di non entrare nella squadra di Zingaro Marino, no? Che pure, voglio dire, pure Marino qualcosa ti doveva, no? Per il sostegno leale che ti ha dato, leale e concreto, molto pesante come impegno in campagna elettorale. Forse però avrebbe avuto qualche obbligo nei tuoi confronti concettualmente. Però tu hai avuto la politica, purtroppo. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Però diciamo alla fine questa cosa si è rivelata appunto una fortuna per come sono andata. Di però squadra, di ma anche più stretta, col senno di poi, della squadra era completamente assente, cioè tu qualsiasi evento in cui oggi si parlava che una squadra diversa necessità di Roma, avvenimenti ce ne sono avrebbe stati, dato lui era fuori in America qui, e non si è mai preoccupato di venire dando una, un senso di interesse ai cittadini, ecco, la sensazione che lui non fosse veramente coinvolto nel bene della città. Ma adesso cercando di guardare Patrizia, con la tua sensibilità e anche la tua esperienza, in qualche modo bene, sperimentato ormai cose, più di un sindaco, un sono diventati squadra, tre nel frattempo carbura, che poi ho vissuti sicuramente lui non aveva proprio le corde per fare il sindaco, né come può ripartire nel partito, non se ne è parlato più di tanto, c'è detto, ma tu un'idea ce l'hai per ripartire, per cosa, che candidato, se dovessi fare la figura, disegnare così un profilo del candidato ideale, quale sarebbe? Ha avuto le sue colpe anche PD, io, cioè lui che viene eletto, ha un'idea del bilancio amministrativo, con neanche, vi ricordate come pensano anche gli romani che sono andati a votare di queste cose, quindi vuol dire che già metà città dimostrato, non si è potuto voluto votare, di avere una scarsa competenza e di quella metà di amministrazione, che non è poco, in realtà, no, mi pare 40%, tu fallisci, 50% di Livorno, Civitavecchia, di meno della metà dei romani, tu avevi, sappiamo meglio di chiunque altro, che non so neanche un quartiere di Roma, capisce che come fai a pensare di quello a Roma, no? Io hanno dato, ieri ho detto davanti a Renzi, una cosa carina del filosofo passata, di no? Dice sì. Le nuvole che le stelle per un momento e cane che conoscevano, poi le nuvole che parlavano, non le restano, ma come pensi di governare con quei numeri e con quelle persone un territorio difficile complesso come Roma? Guarda, non ce la fai, non le stelle, non poi proprio una grande colpa di Marino sia stata la grande assenza amministrativa, come credo che era chiuso il suo tutore d'avvocato che governa la maggioranza di squadra, ma anche più stretta, più ridotta della squadra, era completamente assente, cioè qualsiasi evento in cui si parlava appunto necessità di Roma, avvenimenti ce ne sono stati tanti, lui era fuori in America appunto, e non si è mai preoccupato di venire, scusami se ti interrompo, un senso di disinteresse ai cittadini, ecco, la sensazione che lui non fosse veramente coinvolto nel bene della città. Ma adesso cercando di guardare avanti, Patrizia, con la tua sensibilità e anche la tua esperienza, perché hai in qualche modo sperimentato questa ormai questa capacità organizzativa, quello che vuoi, sono dopodiché però il PD ti porta a Roma un sindaco che non ti doveva portare per una serie di giochini di corrente, con una serie di personaggi che ti fanno discutere molto sulla loro correttezza anche morale, un'idea ce l'hai, eccetera, eccetera. Allora la gente, cosa, ecco, che candidato se dovessi fare rifletta come su questo, la gente si fa un ragionamento banale, il profilo del candidato ideale quale sarebbe secondo te, ma peggio di questi sarà un po' difficile, ecco il ragionamento, e questo purtroppo è, diciamo, il ragionamento che tu senti, io capisce di queste cose del tennis, molto del calcetto, amici in piazza, dovunque questo sia, tu questo senti dire da persone, Patrizia, ahimè, o ai voi in questo caso, che al PD sono state non vicine, aderenti, che è una cosa un po' diversa, allora se gli aderenti sappiamo meglio di chiunque altro, ma lo sai che c'è, allora come fai a dare una risposta a questo, questo è un questo, non so se tu hai una risposta. Davanti a Renzi,
una battuta carina del filosofo. Ma perché io penso che Romano, che già dice le nuvole offuscano le stelle per un momento e cantano vittoria, poi le nuvole passano e le stelle restano. Credo che un minimo alla fine di buon senso, le 5 stelle per un momento sono come le nuvole, dopo il naufragio cantano vittoria, pensano di aver offuscato le stelle, ma poi soffio via, no? PD che comunque ha dimostrato avere al suo interno tante mille marce, ma come credo che abbia fare pulizia il centro-sinistra, è un caso sia fuori dal cilindro la maggioranza dei sindaco come Marino, chiaramente è una cosa che fa molto male, perché male delude anche le storie di territorio a sinistra, però io penso al centro, questi disastri durati quasi 10 anni della corruzione, che non è poco, appunto, cioè, sai Patrizia, scusami se ti interrompo, sai che io sono una persona che è sempre stata impegnata in politica, è sempre schierato senza ma in maniera molto chiara prendendo le responsabilità delle mie scelte, però ti dico nessuno può negare al PD questa esperienza, questa capacità organizzativa, dopodiché però il PD ti porta a Roma. Un sindaco Romana, che non ti doveva portare per una serie di giochini di corrente, con una serie di personaggi che ti fanno discutere molto sulla loro correttezza morale, eccetera, eccetera. Allora la gente, ecco, voglio che tu rifletta con me su questo. La gente si fa un ragionamento banale e dice: va bene, i 5 Stelle non avranno esperienza, ma peggio di questi sarà un po' diverso. Lo conosciamo ormai da molti anni. Ha avuto anche un'esperienza importante quando era sindaco Rutelli, insomma, quindi del tempo. Amici in piazza, dovunque su sia, diversamente nulla da persone, Patrizia, ahimè, ecco, però hai voi, però Patrizia, un caso che al PD sono state non vicine, questo aderenti, al momento è una cosa un po' diversa di questa. Allora, se gli aderenti delle candidature da tutte le parti, ma lo sai, sempre un po' quel gioco, allora dei milanesi, come fai a dare una risposta, no? A questi, ecco, cioè cercare di non prendere, cercare di prendere una risposta, pare che ci sia una fuga, ma perché io penso che Romano, che già ne lasciamelo dire, nella sua, nel suo candidarsi, dire mi candido, sembrava quasi che dicesse mi candido, ma se potessi fare a meno, l'impressione che avevo io è questa, cioè vedevo che era dopo il naufragio, ma insomma è così pericoloso, o almeno così rischioso, mettere la faccia per fare il sindaco? Proprio una battuta, che ci salutiamo. Beh, pericoloso non lo so, ma sicuramente è un grande impegno che si toglie il tonno, io feci questo atto di follia a quel tempo perché Marino chiaramente è una cosa che fa molto, e perché forse c'erano anche dei vuoti politici, una battaglia politica da fare nel PD che andava però fatta, io penso dopo questi, ma la situazione era molto durata quasi 10 anni, a quel tempo avrebbero votato tutti un candidato del centro-sinistra. Proprio una battuta, ci salutiamo veramente, sì o no? Ma quindi oggi avresti avuto voglia di ricandidarti tu, se fossi allora oggi l'avresti rifatto, visto quello che è, sì o no? E vabbè, ma mica possiamo far decidere, mica possiamo far decidere tutto a Renzi. Sai Patrizia, proprio c'è. Cioè, bene, bene. Ti sei già scottata col pastrelli. Bene, Patrizia. Patrizia Prestipino. Lo conosciamo, lo ringraziamo per essere stato con noi. È stato un piacere. Ciao, buona giornata. Ha avuto anche un'esperienza importante quando era sindaco. Bene, ci fermiamo un istante e ritorneremo nuovo. Tra pochissimo con voi. Parleremo. Ecco, però. Però la Roma, quell'altra, quella della quale siamo ancora orgogliosi, tu hai citato, va? Allora io dei tempi andati, al momento orgogliosi. Sembra che tra questa presentazione delle candidature da tutte le parti sembra un po' quel gioco che i milanesi chiamano ciapanò, no? Cioè cercare di non prendere, cercare di perdere alla fine. Mi pare che ci sia una fuga proprio dalle responsabilità. Lo stesso Giachetti, lasciamelo dire, nel suo candidarsi, nel dire io mi candido, sembrava quasi che dicesse mi candido, ma se potessi ne farei a meno, no? L'impressione che avevo io è questa, cioè vedevo che era uno spirito di servizio. Ma insomma è così pericoloso, o almeno così rischioso, mettere la faccia per fare il sindaco? Proprio una battuta prima che ci salutiamo. Pericoloso non lo so, ma sicuramente è un grande impegno che ti toglie il sonno, cioè io lo capisco. Io feci questo atto di follia a quel tempo per il grande amore che ho per Roma e perché forse c'erano anche dei vuoti politici, una battaglia politica da fare nel PD che andava fatta, secondo me, no? Ma la situazione era molto differente. A quel tempo avrebbero votato tutti un candidato del centro-sinistra. Allora, proprio
Patrizia, però sì, Roberto lo è fatto proprio così, lo conosci, sì, 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 certo, proprio low profile, Roberto, una battuta e ci salutiamo veramente. Mi devi dire sì o no, ma quindi oggi avresti avuto voglia di ricandidarti tu se fosse allora, naturalmente oggi l'avresti rifatto visto quello che è, sì. Beh, o no, se Renzi avesse detto che la persona giusta per Roma secondo lui, perché è romana, romanista, e vabbè, ma mica possiamo far decidere tutto sì, a Renzi, no ragazzi, non mi metto più a fare le cose contro, no, certo. Tanta. Io bene, ho bene, messo passione, impegno, non sì, voglio rifare sì, un'altra sì, guerra. Ti sei già scottata i polpastrelli. Bene, Patrizia, Patrizia. Patrizia Prestipino, copertura politica. Patrizia Prestipino, ti ringraziamo per essere stata grazie, con noi, è stato sì, come sempre un piacere. Ciao, buona giornata. Anche per noi, buon ascolto a tutti. Beh, sempre divertente parlare con Patrizia, interessante, certo, ovviamente. Bene, ci fermiamo un istante e ritorneremo tra pochissimo con voi, parleremo della Roma, quella della quale siamo ancora orgogliosi, va? Quella dei tempi andati, della quale siamo ancora orgogliosi. Tra poco.